Buongiorno amici, come state? Spero tutto bene. Allora, il video che posto oggi lo volevo fare per la rubrica seriosa del lunedì, che è la rubrica dedicata agli iscritti, quelli che sono un pelino più intellettuali, senza togliere niente agli altri, quelli che magari hanno più pazienza, quelli che magari hanno studiato un briciolino di più e quindi non gli serve che io spari mille parolacce e faccia mille battute per coinvolgerli. Però poi mi sono detto, a parte che io ho sempre detto che la rubrica seriosa del lunedì io consiglio che la guardino tutti, anche quelli che si divertono di più quando faccio gli altri video, quelli più in cui sbraito di più e magari dico parolacce. Così come consiglio a quelli magari con R moscia che guardano R moscia per fare l'idea al tipo di una persona un po' più snob che guardano volentieri la mia rubrica del lunedì, consiglio di guardare i video in cui faccio il truzzo, perché nella vita bisogna mixare tutti gli ambienti. E più si viene coinvolti in ambienti e in codici culturali e anche linguistici diversi, e più la persona cresce. Fatta questa premessa, ho deciso questo video di farlo non nella rubrica seriosa del lunedì, ma di farlo come un video normale per tutti, perché voglio che capiate quanto cazzo anche a scuola. Che io dico sempre, a scuola è importante andare, è importante che voi studiate. Io non consiglierò mai di non studiare, di mollare la scuola o cosa. Però anche i programmi scolastici vengono fatti probabilmente, anzi quasi sicuramente, da delle pecore, no? Dai caproni che hanno la mentalità chiusa, no? Allora, parliamo di Freud. Freud, sarà contenta mia cugina, quella bella donna di mia cugina Cristina, psicologa, che io sono per me il miglior psicologo mai esistito è Jung. Lei invece è freudiana. Quindi io dico che Freud lo considero il Pelé degli psicologi, anziché Jung io lo considero il Maradona, ok? Quindi per me la mia opinione personale è questa, ma nonostante questo appunto sto facendo la metafora di Pelé, quindi ecco. Freud non è che uno lo deve imparare solamente quando pensa di essere pazzo e quindi deve pensare di andare a dare 100, 150, 200, chi anche 300 euro a uno psicologo rinomato per raccontargli del fatto che è stata cornificata e che quello lì lo ascolti per 2 ore per dirgli: ah, poverina, sei vittima di un narcisista, tu sei vittima di un narcisista. Lei pianga sulla spalla di questo fascinoso fascinosa psicologa, esca di lì, non capisca un cazzo tanto quanto prima, però sia contenta perché gli ha detto che è vittima di un narcisista. Ecco, allora, Freud, capirlo, conoscerlo, e io adesso vi darò come al solito un'introduzione delle introduzioni di Freud. Poi, se volete ampliare la vostra cultura su Freud, andrete su Google, andrete su YouTube, metterete, non vi dico neanche più di leggere libri perché non sono ormai così utopista. Ovviamente chi vuole leggere libri ben venga, ma andate su YouTube, mettete Freud e vi verranno fuori tutta una didascalia di video in cui potete approfondire. Io ve lo spiego proprio, vi faccio un'introduzione su uno dei tanti argomenti di Freud, non di tutte, che secondo me è fondamentale. Allora, vedete queste due palle? Ecco, non sono le mie, perché peraltro sono anche asimmetriche. Ecco, allora, qui ho disegnato la simbolizzazione dell'individuo, ok? Questo sei tu, Mario o Maria Rossi, e questa è la società in cui vivi, ok? Non so se si vede, qui ho scritto individuo, società. Io sono un mancino di scrittura, come quasi tutti i folli genialoidi, quindi scrivo abbastanza malissimo, anche se non si può dire, ecco, essendo mancino. Ok, allora, l'individuo, adesso giro il foglio, poi ve lo faccio vedere, è per Freud suddiviso in tre strati. Allora,
Usiamo l'altra penna, sennò qua mi macchio come alle elementari. Allora, il super io, l'io e l'es. Ok? Lo vedete? Allora, super io, la parte superiore, io, e poi la parte profonda che è l'es. Queste sono le tre categorizzazioni semplificate che Freud ha dato delle stratificazioni della nostra psiche, ovvero l'uomo comune, l'uomo della strada, l'uomo che incontrate sul pullman, l'uomo che gratta i grattevinci compulsivamente dal tabacchino senza capire una fava quando lo incontrate, è convinto di essere conscio, cioè di avere una coscienza e di essere conscio di tutto quello che fa. Invece assolutamente non è così, ovvero la nostra personalità è formata sostanzialmente dall'io. L'io è esattamente Mario Rossi, Maria Rossi, ok? Quella che si sveglia o quello che si sveglia la mattina è cosciente del mondo intorno a sé. Se vede una mela verde, capisce che è una mela verde. Se il marito gli dice non rompermi le palle, lei capisce che il marito gli ha detto non rompermi le palle, e via dicendo così. È l'io cosciente, ok? Poi abbiamo il superio, ok? Il superio o superego, detto in latino, che cos'è? Il superego è una parte che è dentro Maria Rossi, perché questo cerchio qui è l'individuo, ok? È dentro Maria Rossi sempre, o Mario Rossi, ok? Facciamo Mario Rossi, supponete che sia uomo che donna, non mi fate ripetere sempre entrambi i sessi, ok? Il superio è una componente che è all'interno sempre di Mario Rossi, ma è una cosa che gli è stata introiettata dalla società, ok? Quindi sono tutte quelle norme culturali, l'educazione che gli è stata data a scuola, l'educazione che gli è stata data dai preti, dalla chiesa, dal cantante, da qualsiasi istituzione esterna a lui, dagli opinionisti, dalla televisione, da oggigiorno dagli influencer, dalla cultura, dalla politica. Ecco, quindi non sono cose che appartengono al suo io naturale, ma gli vengono inculcate dall'esterno, e questo si chiama superio. È tutta l'impalcatura praticamente di cultura in cui uno vive, perché noi siamo convinti di pensare in una certa maniera perché noi pensiamo così. Tutti dicono io penso con la mia testa. No, tu non pensi con la tua testa, tu pensi per lo più grazie alla cultura in cui vivi, perché se tu fossi nato in Africa e vissuto in Africa, avresti un modo di pensare completamente diverso da quello che hai qui. Ecco, questo, semplificando molto, perché questi video sono ultra semplificativi, è il superio. Poi c'è appunto l'io, che è quello che vi ho spiegato prima, che è la persona cosciente, ok? E poi c'è una parte profonda, che invece è inconscia, che tutti noi abbiamo, che Mario Rossi ha, che tu che stai guardando questo video ha, qualsiasi individuo ha, che è la parte sommersa magmatica. Magmatica nel senso che è una sorta di parte animale, istintuale, che ogni persona ha. Ecco, questo S qui, che la maggior parte delle persone, quando lo studia di Freud, lo trova molto affascinante, non è altro che la nostra libido, non è altro che quello che ci mettiamo a dire quando siamo ubriachi, non è altro che la nostra parte senza freni, non è altro che quello che diciamo quando siamo arrabbiati. È una parte magmatica che è dentro di noi, che è animale ed è presente in ognuno di noi. Chi ce l'ha più sommersa e chi ce l'ha più esplosiva, ma è la stessa cosa come la lava di un vulcano, praticamente, ok? Benissimo.
Allora, questo adesso sono già arrivato quasi ai 10 minuti, quindi dovrò per forza un argomento che andrebbe trattato per ore, 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 condensarlo in non più di 15 minuti, ma vi prego poi di approfondire se vi può interessare la cosa, perché è fondamentale. Questa sfera più grossa è la società, ok? Perché Mario Rossi, che fa tanto il figo da solo, se non vivesse in una società con altri individui che lo proteggono, che gli garantiscono le strade fuori di casa in cui viaggiare anziché dover viaggiare sullo sterrato, che gli garantiscono l'illuminazione, che gli garantiscono l'acqua potabile, che gli garantiscono le forze dell'ordine, le forze di polizia, che gli garantiscono la scuola dove mandare il figlio. Ecco, tutte queste cose qui Mario Rossi non ce le avrebbe se non ci fosse la società, ok? Allora, uno dei passi più belli dello studiare Freud è che Freud cosa sostiene in una delle sue tante tesi e teorie del suo pensiero? Che l'individuo, quando vuole trasferirsi qui all'interno della società, quindi vi faccio la trasposizione grafica. Mettiamolo qua dentro. Ok. Per vivere dentro la società, ok, lui deve, infatti, se notate, ho ridotto la portata dell'S. Scusate se scrivo e disegno di merda, eh. Super io. Deve per forza di cose sacrificare un pochettino di questi suoi istinti animali. L'ess, oltre a essere animale, è anche egoista. L'ess è quello che dice: io la mascherina non la voglio mettere perché mi dà fastidio, perché mi toglie la libertà. L'ess, ecco, il Novax imbecille è uno che è completamente sopraffatto dall'ess, senza rendersi conto che, siccome il caro Novax vive all'interno della società, se anche a lui la mascherina gli prude, gli dà fastidio, lui lo deve fare per il bene della società, perché lui vive all'interno della società, quindi non deve pensare solamente ai cazzi suoi, come fanno normalmente i Novax e i Nomax, o come cazzo volete chiamarli, ok? Che pensano, vogliono fare gli eroi della tastiera, vogliono fare i Rambo, vogliono fare i Fabrizio Corona degli sfigati, ok? Ecco, allora Freud cosa ha detto quasi 100 anni fa, che però adesso non lo studia più nessuno se non i malati di mente o quelli con problemi gravi che vanno dallo psicologo per farsi dire che sono vittime di un narcisista, quindi non risolvere comunque un cazzo i loro problemi. Freud spiega che se tu vuoi vivere all'interno della società, il tuo sottoinsieme dell'individuo vuole vivere all'interno dell'insieme più grande della società, tu per forza devi rinunciare a una parte di tuo es, quindi di tua parte animale, di tua parte egoista, di tua parte individualista, e devi per forza di cose rendere più marcato invece il superio, cioè tutta la parte di impalcatura di società, di influenze, di persone che ti dicono questo lo devi o non lo devi fare, di semaforo rosso mi fermo, semaforo verde parto. Fosse per l'ES, lui non se ne sbatterebbe i coglioni. Se prendesse sopravvento l'ES dentro di noi, al semaforo rosso, se uno ci avesse fretta, passerebbe con il rosso. Peccato che se tutti ragionassero così, ci sarebbero 400 incidenti mortali al giorno per ogni città, capite? Ecco, quindi Freud, molto realisticamente nelle sue teorie, cosa teorizzò tra le tante teorie che teorizzò? Perché Freud è una miniera da studiare e godrete quando lo studierete, anche sui video qua su YouTube. Non compratevi dei libri, cercate Freud su YouTube e cercatevi dei suoi video.
Semplicemente, realisticamente disse: carissimo individuo, se tu vuoi vivere in una civiltà, perché voi non ve ne rendete conto, date per tutto per scontato, voi pensate che aprire l'acqua, aprire il rubinetto che vi esca l'acqua pulita sia tutto dovuto, voi pensate che scendere sulla strada e se una persona vi dà un pugno chiamare un vigile, il vigile vi sia dovuto, voi pensate che l'asilo in cui mandate i vostri figli magari con dei bonus sia tutto dovuto, piuttosto che tutte le cose che vi offre la società, ok? Ecco, se tu vuoi vivere all'interno di una società, per forza di cose dovrai sacrificare un po' di questa tua componente animale ed egoista, ok? E amplificare le altre due, ok? Ecco, questo adesso sono già arrivato quasi a 16 minuti, e quindi stoppo qui per non caricarvi più di tanto. Questa cosa che vi ho spiegato di Freud, io ho la presunzione di pensare che il 99,9% di voi, magari anche di voi laureati in altre materie di quelle che non ho studiato io, non lo sapevate. Non lo sapevate perché voi a Freud associavate uno pazzo che deve andare dallo psicologo. Mentre invece vi do anche una news. Psicologia vuol dire studio dell'anima. Psiche vuol dire anima in greco, ok? Ecco, quindi queste cose andrebbero insegnate alle elementari ai bambini. Invece no, non gli si insegna un cazzo. Gli si dice tu sei sano, tu sei sanissima. Se poi hai dei problemi, vai a pagare 200 euro uno che ti dice che sei stata vittima di un narcisista quando semplicemente non gli piacevi abbastanza, o quando semplicemente sei tu che ti sei andata a cercare quello stronzo lì quando ne avevi 10 altri bravi ragazzi che ti venivano dietro e non li volevi. O la stessa cosa vale per gli uomini, ecco, una cosa del genere. Benissimo. Mi raccomando, approfondite Freud, perché ripeto, non è una cosa per pazzi, la psicologia è una cosa sanissima, ok? Vi saluto, un bacio a tutti.